cosa posso dire? C'è un direttore lì che sa benissimo fare il suo lavoro, un direttore che io stimo molto, Enzo De Vito, quindi sa lui quello che si deve fare. Io non conoscendo le problematiche che ci sono state, quindi c'è un grosso direttore che sicuramente saprà lui come si deve ripartire, da chi e da cosa ripartire, quindi lui sa benissimo come si deve fare. Esterno posso solo dire che Avellino è una piazza importante della Campania, del calcio italiano. Dottore, lei mi ha detto che ha avuto modo di ascoltare le parole del presidente D'Agostino. Cosa le è parso nella conferenza del patron Biancoverde? Io ho avuto modo di ascoltare il presidente e ho apprezzato molto il discorso del presidente, perché a volte quando uno fa bene poi si presentano agenti, giocatori, si parla solo di rinnovo, si raddoppiano gli ingaggi e questo non va bene. Quindi uno deve essere sempre riconoscente, secondo me, alla società, ai direttori, perché se uno fa bene è perché la società gli mette a disposizione tutto. Io ho condiviso molto il discorso del presidente, ma ho condiviso molto anche il discorso del direttore, mi è piaciuto. È un po' la mia idea di calcio questa, quindi ho apprezzato molto quello che hanno detto, perché io poi mi piace ascoltare e prendere sempre spunto dagli altri, quindi ho apprezzato molto le loro interviste. Direttore, io ci provo, ci sono tanti giovani validi nella sua ancora che ha fatto benissimo, se dovesse suggerire uno di questi ragazzi al direttore De Vito, chi suggerirebbe? Beh, sicuramente ci sono dei ragazzi bravi che hanno fatto bene, abbiamo sotto contatto il capocannoniere del girone che è Rossini, che ha fatto una grande annata con 18 gol, quindi secondo me è un giocatore molto valido. Abbiamo Fagioli che è un 2000, un ragazzo molto valido che ha fatto 14 gol, ci sono parecchi ragazzi bravi, ma sicuramente direttore De Vito li conosce, quindi già li avrà già visti.